Ciao a tutti ragazzi, sono Eugenio Cascone e mi è stato chiesto di farvi un piccolo focus su Darth Vader, che ho avuto modo di giocarlo per tanto tempo anche a livello torneistico e mi ha dato tantissime soddisfazioni. Prima di tutto voglio parlare innanzitutto del modello e del costo. Per un costo di 18 punti di schieramento, Darth Vader è una scelta difficile per tutti i giocatori imperiali. Nonostante abbia una pool di dadi altissima, ovvero due dadi rossi e un dado giallo, quindi una capacità di danni fortissima, rimane comunque il fatto che è sostanzialmente metà dello schieramento imperiale. C'è da dire, nonostante tutto, che ha molti vantaggi giocare Darth Vader, soprattutto adesso, visto che in skirmish i punti vengono conteggiati a miniature singole uccise e non a tutto gruppo eliminato. Questo rende Darth Vader un pezzo molto interessante per gli imperiali da giocare, oltre a essere effettivamente figo e molto divertente per me. Allora, partiamo al di là del suo costo di 18, delle sue svariate abilità. Un'abilità molto interessante è lo strangolamento. Lo strangolamento, al costo di un'azione, ci permette di fare due danni e una fatica a una miniatura entro linea di vista, gittata infinita. Questo potere, questa abilità è decisamente ottima per finire modelli che stanno scappando con poche ferite rimaste. Quindi ha una capacità di mettere in cassaforte dei punticini per lo schieramento imperiale non indifferente. L'altra abilità è brutalità. Brutalità permette di attaccare contemporaneamente due miniature nemiche adiacenti, facendo due attacchi separati. Ovviamente questo, ritornando sempre allo stesso concetto di fare punti, è fenomenale perché ti permette di uccidere istantaneamente due poveri piccoli malcapitati. Quindi la capacità di Vader di fare punti in uno o due turni è decisamente molto alta. Inoltre ha un'abilità, la preveggenza della forza praticamente, che gli permette di ritirare uno dei suoi ben due dadi neri in difesa. Questo vuol dire che in media Darth Vader difenderà circa 4 scudi, più o meno, ogni volta che verrà attaccato. Questo lo rende estremamente, estremamente tancoso, estremamente resistente, dato che la media dei danni che subisce, cioè che fanno quasi tutte le miniature, diciamo, di piccolo calibro, che non siano eroi, che abbiano 3, 4, 4 dadi se focussati, è di circa 4-5 danni. Quindi Vader molto facilmente assorbirà quasi tutto il danno che gli verrà inflitto ogni volta che verrà attaccato. Questo gli permette di fare una sorta di essere una sorta di testa di ponte per le altre miniature che si schiereranno insieme a lui. Detto questo, con le sue statistiche, che come avevo già preannunciato, i suoi 16 punti vita, il suo doppio dado nero di difesa e due dadi rossi e un dado giallo in attacco, lo rendono una delle miniature più temibili in questo gioco, a livello presa, diciamo, singolarmente. E cosa importante è scegliere cosa gli si mette insieme nello schieramento. Ovviamente, con i suoi 4 punti di movimento, è essenziale mettergli almeno due ufficiali imperiali di livello base. L'ufficiale Elite lo sconsiglierei sia per il fatto del costo in punti, che è abbastanza altino visto che già Vader costa 18, sia perché comunque può essere più utile a volte muovere gli altri modelli che non siano esclusivamente Vader. Ti
Cioè, non è che Vader deve per forza andare a picchiare il primo turno di gioco, anzi, più delle volte meglio di no, perché sennò uno gira il naso dall'altra parte, ti fa ciao ciao con la manina e tu sei lì in mezzo e perdi molto tempo. Parliamo, appunto, ritornando sul cosa metterci insieme, nel set base, praticamente c'è già tutto quello che serve per giocare Vader in modo abbastanza divertente e soddisfacente. Sicuramente trovo obbligatorio mettere le guardie imperiali base. Le guardie imperiali perché? Perché con la loro abilità di protezione, che garantiscono uno scudo in più a una miniatura adiacente mentre difende, sostanzialmente Darth Vader andrà a difendere quasi sempre 5 a ogni attacco, che gli permetterà di essere ancora più resistente, ancora più impossibile da uccidere per il nemico. E col fatto che sostanzialmente è metà dei punti dello schieramento, tutto fa brodo, quindi è molto molto interessante. Inoltre, con la mobilità di 5 che possiedono, possono andare a prendere gli obiettivi, cosa che invece magari Vader fa più fatica a prendere. Inoltre, consiglio vivamente appunto di mettere due ufficiali di tipo base che gli consentono di muoversi più velocemente possibile sia a Vader che alle guardie e eventualmente qualsiasi tipo di altro contorno che si possa mettere. Come obbligatorio suggerirei sostanzialmente questi tre gruppi. Poi per il resto ogni giocatore poi troverà quello che gli è più consono al suo stile di gioco sostanzialmente. Per quanto riguarda le carte comando, col set base ci vengono fornite sostanzialmente le carte principali per costituire il mazzo comando di Vader, quindi si è già a un ottimo punto. Partiamo subito dalla più importante, che è Signore dei Sith. Allora, Signore dei Sith, per il suo costo di 3, è una carta decisamente risolutiva. Ora, non è potente come Figlio di Skywalker, detto sostanzialmente perché Figlio di Skywalker ti dà una doppia attivazione. Però il concetto è più o meno simile. Il fatto è che Signore dei Sith ti dice che ogni volta che tu uccidi un modello nemico, guadagni un'altra azione. Quindi, anziché avere la doppia attivazione con brutalità facendo già due attacchi, sostanzialmente è come avere un Luke doppio turno continuo, quasi. È abbastanza risolutiva quando si ha in mano combinata con i poteri della forza che ci vengono forniti sempre nello stesso set base. Quando il nemico si schiera bello nascosto, bello compatto, se si ha fulmini della forza in mano, rischi veramente di dargli parecchi problemi. Fulmini della forza funziona che a distanza 2 da te, il modello che scegli e tutti i modelli a lui adiacenti subiranno due ferite automatiche non parabili e verranno tutte automaticamente stordite. Questo più di una volta nelle mie partite è risultato vincente, soprattutto per togliere le azioni a gran parte dei modelli nemici. Oltre a questo, poi torna molto utile il richiamo del lato oscuro. Il richiamo del lato oscuro ci dice che scegli una miniatura nemica entro 3 caselle da te e puoi effettuare un attacco con quel modello. La cosa molto interessante è che se quel modello è concentrato, ha focus, utilizzi anche quello. Cioè, utilizzi tutta la sua pool di dadi al massimo perché tu effetti un attacco con un'altra miniatura. Quindi
Sarebbe molto interessante vedere Luke con un bel focus sparare ai suoi compagni e probabilmente ammazzarli nello stesso turno in cui arriva Vader a fare le sue belle swingate di brutalità in mezzo alla gente. Diciamo che rende tutto molto più caotico e abbastanza divertente per il giocatore imperiale. Queste sono le carte, diciamo, secondo me, obbligatorie. Ogni volta che si gioca Vader, quindi Fulmini della Forza, Richiamo del Lato Oscuro e Signore dei Sith, che usate in combinazione tutte e tre, lo rendono veramente una macchina di morte. Altre carte molto, molto, molto valide con Vader sono tutte quelle carte che gli danno più movimento, quindi Urgenza, assolutamente top. Per muovere il più velocemente possibile, poter muovere di 6 e fare una brutalità è molto molto potente. Oppure passo svelto, assolutamente un'altra ottima carta con Vader. Oppure incitare una carta molto interessante perché nel caso remoto in cui Darth Vader venga stunnato, ti permette di togliere la condizione e di continuare a fare quello che devi sostanzialmente, cioè uccidere lo schieramento avversario. Quindi non bisogna mai permettere a un modello che occupa più, praticamente la metà del tuo schieramento di essere bloccato lì sul posto, perché si rischia di andare veramente sull'orlo della sconfitta in questo caso. E un'altra carta, secondo me, che deve essere assolutamente messa è Deviazione. Perché Deviazione? Soprattutto in doppia copia. Perché se noi abbiamo un Vader con la guardia reale che gli sta a fianco, magari anche dietro che è meglio, e difende due dadi neri più ne ritira uno, ovviamente più basso, e ha un più uno alla difesa dato dalla guardia, molto probabilmente l'attacco nemico fallirà. Se l'attacco nemico fallisce, piglierà due danni non parabili, e questo ri rientra tutto nella circostanza dove poi Vader arriva, attiva Signore dei Sith, inizia a fare danni, probabilmente uccide quelli che sono puliti senza danni, perché facendogli due attacchi di brutalità probabilmente li ammazza, e a quelli già feriti per variabilità, strangolamenti e cose li può terminare appunto usando strangolamento oppure lancio telecinetico oppure i fulmini oppure il richiamo del lato oscuro. Quindi rientra tutto in quelle circostanze dove ti rende molto più difficile da uccidere Darth Vader. Ok, uno dei lati negativi di giocare Vader appunto è la sua lentezza. La sua lentezza che a volte ti impedisce di essere ovviamente ovunque quando serve. Quindi molto spesso l'avversario, sapendo di non poter uccidere Darth Vader, perché non tutti hanno la magari nel loro schieramento la capacità di potergli fargli male, cercheranno sempre di ucciderti tutto il tuo contorno e di fare i punti degli obiettivi, che sostanzialmente il modo più veloce di battere Vader è fare gli obiettivi e uccidere i suoi lacché, arrivi a fare più punti e lui non può più recuperare. Quindi che cosa consiglio sempre di fare? Vader deve sempre, sempre essere mandato nella parte più importante della mappa, ovvero dove ci sono gli obiettivi che fanno più punti. E obbligare così l'avversario a dover sempre scegliere se sparare a Vader o cercare di fare un obiettivo, cercare di uccidere lui o cercare di scappare e ottenere gli obiettivi in altro modo. Il lato forte di Vader è il suo terrorismo psicologico. Quando tu inizi, schieri i tuoi modelli e l'altro vede, oddio, c'è Vader, quello è già un ottimo inizio, nel senso che già sa che
Che cosa gli aspetta? Sa che non può fare il bel baldanzoso con qualsiasi modello abbia nel suo schieramento, che sia Luke o altri eroi, perché basta veramente poco a Vader per uccidere un qualsiasi modello nemico. Quindi, ricapitolando, Vader è sì un ottimo pezzo da giocare con l'impero, va saputo giocare comunque con molta molta cautela e non con troppa voglia di arrivo, uccido tutto, perché quello è il modo più veloce di morire o comunque di perdere. Deve essere sempre mandato nel punto più focale della mappa o dove sono più modelli nemici, più possibilità di fare punti, perché lo scopo principale di Vader è che lui farà punti senza concederli all'avversario e soprattutto sempre mandarlo con almeno una guardia appresso e l'altra guardia a difendere i poveri lacchè che verranno spesso bersagliati per fare punti da parte dell'avversario. Quindi avanzare sì, sempre con Vader, e difendere sempre però la retroguardia, mettiamola così. Questo penso di aver coperto abbastanza tutto quanto per quanto riguarda questa miniatura. Spero che anche voi la proviate e che vi divertiate molto a giocarla come mi sto divertendo io. E niente, buon gioco a tutti. Promuovete sempre questo gioco. Iscrivetevi al canale e seguiteci sempre, sempre qui, noi della Ludic. Ciao a tutti, ragazzi.